Ciao Davsim, weekend pazzesco si preannuncia oggi, questo sabato 22 giugno. Potrebbero esserci già delle novità in queste prossime ore, molto importanti, direi decisive, su Matthijs de Ligt alla Juventus. Io ho voluto scrivere il suo nome qui per esteso, perché forse dobbiamo imparare a pronunciarlo, imparare a conoscerlo, ad utilizzarlo frequentemente, e poi perché mi ha sempre colpito una cosa, quel JS alla fine, come se ce l'avesse scritto nel destino di dover passare dalle nostre parti. Che cosa è successo? È successo che mentre andava in onda Sky Calcio Mercato l'originale con Gianluca Di Marzio, proprio Gianluca Di Marzio ha lanciato la bomba. La bomba, perché è una vera e propria bomba di mercato, traendola dalla fonte o da fonti olandesi, dal De Telegraaf, quindi una testata olandese che ha riferito, ha riportato come ci siano passi in avanti per De Ligt alla Juve, ci sia un'apertura di Matthijs alla Juventus. Parliamo quindi di una scelta personale, parliamo quindi delle intenzioni personali di Matthijs De Ligt. La trattativa con la Juve, secondo Di Marzio, ce l'aveva riferito in queste scorse in questi scorsi giorni, non si è mai interrotta. La Juve non ha mai mollato Matthijs de Ligt, nonostante la necessità di investire molti, molti soldi, non solo per il cartellino, perché tra l'altro De Ligt ha una valutazione in questo momento di circa 75 milioni, si parla appunto di acquistarlo a 70 milioni, ma anche per l'ingaggio, e trapelano voci che riferiscono di 15-20 milioni a stagione. Ora, credo che si tratti del lordo comunque, e magari dentro ci sono anche le commissioni per l'agente Mino Raiola, e tra l'altro Mino Raiola è la chiave di tutto ciò. Ne avevamo parlato nelle scorse settimane, Raiola era stato sospeso, il che forse aveva fatto un po' slittare, aveva costretto a temporeggiare sul trasferimento di De Ligt, poi è stato riabilitato e quindi da allora probabilmente le cose sono andate più speditamente, più in discesa. In discesa però Juve, perché lo stesso quotidiano The Telegraph, che parla di apertura di De Ligt alla Juventus e di Juventus prontissima ad affondare, come riferisce anche Di Marzio proprio oggi, anche quest'oggi, questo 22 giugno, con Paratici ovviamente sempre attivo su questo fronte, dicevo, il The Telegraph aveva anche parlato di un forte interesse di De Ligt per Parigi e Paris Saint-Germain di conseguenza, ma sembra che sia diciamo passato in secondo piano. Perché l'interesse per Parigi? Perché tra l'altro De Ligt, 19enne, compirà 20 anni, a questo punto può darsi in bianconero il prossimo 12 agosto, è fidanzato con una modella, Anneke Molenaar, quindi una modella anche lei mi sembra olandese, che ovviamente in quanto tale troverebbe in Parigi l'habitat perfetto per continuare a svolgere il suo lavoro. Allora, sembrava che il Paris Saint-Germain avesse provato a sedurre De Ligt per il tramite della sua fidanzata, ma le cose sembra non siano andate per il verso giusto, anche perché probabilmente De Ligt ha fatto una valutazione di campo più che economica, visto che a Parigi si sarebbe parlato di tantissimi soldi. De Ligt anzi lo aveva detto in prima persona: voglio andare in una squadra dove sono titolare, perciò non è forse il momento di andare al Barcellona, subodorando che al Barcellona non avrebbe potuto avere la maglia da titolare, la sua maglia numero 4, che guarda caso è libera dalle nostre parti, lasciata libera da Benatia e adesso da Caceres, quindi tutto torna, sembrerebbe, ma dobbiamo ovviamente aspettare per capire l'evoluzione della vicenda. Io ci credo onestamente più a De Ligt che a Pogba, perché Pogba mi sembra veramente molto molto difficile per una questione economica, per una questione di concorrenza del Real Madrid. Invece se De Ligt ha detto, e lo ha detto, che il Barcellona non è la destinazione ideale, e sembra aver aperto palesemente alla Juventus, allora forse siamo abbastanza vicini. De Ligt ovviamente sarebbe un acquisto pazzesco, parliamo del più forte difensore tra quelli giovani, del più forte difensore centrale del mondo, ne stiamo parlando tantissimo da 2 anni. De Ligt ha vinto anche il premio Golden Boy assegnato da Tuttosport, che in passato era stato anche di Pogba e di Mbappé. Questo lo ha avvicinato, diciamo, strategicamente all'Italia e a Torino, è rimasto legato all'ambiente torinese, ma poi se vogliamo c'è un altro passaggio decisivo di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane: finale di Nations League, Portogallo-Olanda, fine della partita, Cristiano Ronaldo si avvicina a Matthijs e dice: vieni alla Juve. Lo ha detto De Ligt, lo ha detto apertamente: Cristiano mi ha chiesto di venire alla Juve. Io in imbarazzo non sapevo cosa rispondere, non avevo neanche capito. Beh, chiaramente se Cristiano Ronaldo ti dice vieni a giocare con me, io vorrei conoscerlo il giocatore che gli risponde no grazie, ma veramente vorrei conoscerlo. Dopodiché probabilmente dobbiamo trasferirlo un attimo al reparto neurologia, perché forse ha qualche problema. Non credo che De Ligt abbia problemi di questo tipo, ma a parte gli scherzi, ovviamente
ovviamente ci sono delle valutazioni serie da fare, serie ponderate per il giocatore che si sta dimostrando un ragazzo serio, che non sta cercando di monetizzare frettolosamente il suo elevato valore in questo momento, ma sta cercando di avere una prospettiva, vuole giocare a pallone e continuare a farlo ad altissimi livelli. Ora, De Ligt dalla Juventus sarebbe senz'altro titolare, ma qui dobbiamo aprire una parentesi sul terzino destro. E sì, perché se possiamo prendere De Ligt, non so se ci riusciremo, tra l'altro si parla di un contratto quinquennale, ma lì diciamo che non c'è nulla da capire, cioè non c'è nulla da definire, è chiaro che un giocatore del genere gli offri almeno 5 anni di contratto. Se possiamo prendere De Ligt è grazie a Joao Cancelo. Grazie a Joao Cancelo che, notizia di questi ultimi minuti, diventerà padre, di queste ultime ore diventerà padre, lo ha annunciato la sua fidanzata Daniela su Instagram. Dettaglio, Cancelo che è destinato ad andare al Manchester City, ormai lo diciamo da settimane, non abbiamo ancora capito il motivo. Abbiamo pagato Cancelo circa 40 milioni un anno fa e lo stiamo vendendo frettolosamente dopo una stagione con alti e bassi, ma nella quale comunque ci ha dimostrato di essere un giocatore fortissimo. Forse il più forte terzino destro che abbiamo avuto, o uno dei più forti, almeno in epoca recente. Ma allora iniziamo a capire il motivo, perché evidentemente per motivi di incompatibilità personale, ambientale, professionale, tecnica, lo scopriremo. Cioè non sappiamo le vere ragioni dietro la scelta di vendere Cancelo, perché c'è una scelta della Juventus di vendere Cancelo. Però tutto quello che, indipendentemente da quelle che sono le motivazioni, lo scopo è quello di arrivare a De Ligt, perché i soldi di Cancelo, che non sono netti ovviamente perché hai sostenuto un esborso che consiste in una buona parte di questi 60 milioni di cui si parla per la cessione di Cancelo, però li vai a destinare su De Ligt. E parliamo tra l'altro per Cancelo di una plusvalenza che quindi ti copre ancora di più le spalle nel momento in cui vai a fare una trattativa, un affare molto consistente a livello di spesa, un esborso considerevole per De Ligt appunto. Entrambe le operazioni potrebbero chiudersi entro il 30 giugno, quindi mancano veramente pochi giorni, manca circa una settimana. E però c'è anche un altro discorso: vai a vendere il terzino destro, ma non devi poi sostituire Cancelo con un altro terzino destro. Io di questo vi ho già parlato, ho provato ad immaginare insieme a voi la Juventus di Maurizio Sarri in campo, reparto per reparto, parlando anche della difesa. Nel parlarvi della difesa vi ho detto, io non ho molte pretese, cioè, o meglio, non mi accontenterei di chiunque come terzino destro. Ho due o tre nomi che sono quelli lì: Bellerin, Semedo, Hakimi. Non mi piacerebbe per esempio Trippier, ma c'è anche un'altra opportunità da valutare che consentirebbe ancora di più di fare all-in su De Ligt, della serie togli Cancelo ma non devi sostituirlo perché il sostituto di Cancelo ce l'ha in casa. Sapete già di cosa sto parlando se mi seguite, perché ve ne ho parlato già due o tre volte. Spinazzola terzino destro, si può fare perché è un destro naturale, non l'ha mai fatto, anzi l'ha fatto rarissimamente, ma può tranquillamente giocare come terzino destro. Con Sarri potrebbe essere reinventato in questo ruolo, e allora tieni Alessandro, lo tieni, lo conservi, lo fai giocare a sinistra, Spinazzola lo metti a destra e ti tieni De Sciglio come difensore, come terzino diciamo di riserva che può giocare da entrambe le parti quando serve. E secondo me De Sciglio con Sarri può crescere molto, può diventare molto più forte perché può essere valorizzato, e di conseguenza vai veramente tutto sul centrale di difesa. Ora, a questo punto, come sarebbe composta la difesa centrale della Juventus? Anche di questo vi ho già parlato, ipotizzando proprio la presenza di De Ligt. Beh, io credo che De Ligt ovviamente sarebbe stratitolare. Chi andrebbe a pagare le conseguenze dell'arrivo di De Ligt sarebbe, secondo me, Rugani, non tanto Bonucci, perché non credo che Bonucci diventi da titolarissimo a riserva nel giro di poche settimane, con magari invece Chiellini a rimanere titolare e a giocare al fianco di De Ligt. Cioè la difesa titolare sarebbe De Ligt, Chiellini con Bonucci, che comunque avrebbe il suo spazio perché De Ligt non giocherebbe tutte le partite immediatamente, avrebbe bisogno credo di un periodo di adattamento non lunghissimo, con Demiral a fare il vice Chiellini. E a quel punto, ragazzi, è Rugani che viene meno, che non ha ragione d'essere. Rugani che è prossimo all'ufficializzazione del rinnovo, forse l'ha già diciamo formalizzato fino al 2024, un contratto che in realtà gli scadeva nel 2023, quindi un ulteriore rinnovo del rinnovo
a strettissimo giro, con aumenti di ingaggio che scattano automaticamente di stagione in stagione. Allora poco si spiega tutta questa situazione, però effettivamente sembra che la Juve voglia fare il colpaccio con il difensore centrale. Io credo che con Sarri di difensori centrali ce ne bastino 4, nonostante gli infortuni frequenti e ricorrenti di Chiellini, che però sinceramente probabilisticamente, ottimisticamente, potrebbero diminuire tantissimo con la gestione Sarri da un punto di vista tecnico, quindi a livello anche a livello tattico, per come sarà messa in campo la difesa di Sarri, ma anche a livello atletico, perché cambia ovviamente anche la preparazione fisica con un altro staff. Quindi sono questi, diciamo, gli aspetti da tenere in considerazione. Non so onestamente dirvi quali saranno i titolari a tutti gli effetti e soprattutto quali saranno le prime riserve e quante presenze faranno i vari difensori. Certo è che è difficile ipotizzare un vero e proprio turnover con Sarri della difesa centrale, ma evidentemente potrà essercene bisogno per allo scopo di inserire due difensori giovani come De Ligt e Demiral, molto molto forti, uno più giovane e più forte, l'altro meno giovane e meno forte, ma non di tanto, che quindi possono apprendere molto alla scuola di Bonucci e di Chiellini, che possono quindi accompagnarli facendoli inserire gradualmente. Questa è la prospettiva che abbiamo. Ovviamente De Ligt non è ancora arrivato, faccio un recap della sua delle sue caratteristiche, l'ho già fatto, ne abbiamo già parlato diverse volte su questo canale e nei mesi scorsi. De Ligt, vi ho già detto, 12 agosto 99, ha 19 anni, ne compirà 20, vale in questo momento 75 milioni, fonte Transfermarkt. Di presenze a livello professionistico, quindi escludendo le presenze in tornei giovanili, ne ha collezionate 134 con 14 gol e 7 assist. Per un difensore centrale è tanta tanta roba. Ha fatto anche un gol decisivo contro di noi, buttandoci fuori dalla Champions. In realtà ci siamo buttati fuori da soli, ma c'è stato anche il suo apporto. Anche in nazionale va fortissimo, 15 presenze in nazionale maggiore con un gol, e parliamo di un 19enne, 15 presenze già, capitano dell'Ajax tra l'altro, mentre nelle giovanili con l'Olanda di presenze ne ha collezionate 33 con un gol segnato. Che dire, anche da questo punto di vista sembra che la Juventus sia a questo punto abituata, abbia questa tendenza all'andare a prendere giocatori che hanno un impatto negativo come avversari, no? Cioè ci buttano fuori, ci eliminano e le andiamo a comprare. È successo con Ronaldo, succederebbe anche con De Ligt. Altra considerazione molto importante su una cosa che è un po' un mio cavallo di battaglia: la Juventus deve iniziare ad essere un top club europeo, cioè una società che riesce ad acquistare i grandi campioni del futuro ma anche del presente, strappandoli alla concorrenza di altri big club. De Ligt sarebbe un punto di non ritorno da questo punto di vista, sarebbe veramente uno spartiacque, e io sarei entusiasta di questo oltre che dell'acquisto in sé, oltre che del giocatore in sé, perché per la prima volta dopo tanto tempo veramente riusciremmo a dimostrare di poter competere sul mercato vincendo con squadre come Barcellona, Paris Saint Germain, Real Madrid e la stessa Ajax, anche se ovviamente ha una dimensione molto ridotta proprio come valore di mercato, ingaggio e quant'altro. Hanno dovuto o voluto cedere anche De Jong, per intenderci. Sarebbe veramente un passo in avanti pazzesco, con buona pace di chi pensa tra l'altro che con Sarri la Juve diventa meno appetibile. No, evidentemente con Sarri diventiamo più appetibili, perché ci siamo disfatti del non gioco di Allegri e di quella Juventus non vendibile, non appetibile a livello internazionale, perché appunto aveva un'espressione di calcio assolutamente deleteria, deludente, molto spesso noiosa per noi stessi tifosi, figuriamoci per chi la Juve non la tifa. E quindi ci sono questi passi in avanti da tenere in considerazione. Se succede, attenzione, non è detto che succeda che riusciamo a prendere De Ligt, però siamo in vantaggio, questo dobbiamo considerare, siamo in vantaggio rispetto al Barcellona che è stato accantonato, ma anche rispetto al Paris Saint-Germain. Quindi ragazzi, l'entusiasmo inizia a salire, stiamo aumentando la temperatura, partono le bollicine, andiamo in ebollizione, vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Ovviamente sarebbe pazzesco, sarebbe veramente pazzesco, lo dico, e queste sono tutte le considerazioni che ho da fare in questo momento su Matthijs de Ligt. Grazie per aver guardato, per la vostra attenzione. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di mettere like per farmelo sapere, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi i miei prossimi video di calciomercato, di analisi tattica, di analisi in generale, di commento alle notizie, di post partita e di tutto quello che mi chiederete. Magari attivate quindi la campanella delle notifiche e appunto se volete contattarmi in privato fatelo attraverso
il mio sito avsin.video linkato in descrizione insieme a tutti i miei social, seguitemi soprattutto su Instagram, aspetto i vostri commenti e sempre forza Juve!